Ma finalmente riusciamo a fare, ricominciamo con le fiere in presenza, per cui importante questa manifestazione di Trieste Antico e dopo 2 anni di sosta la rifacciamo. Una veste nuova, abbiamo in collaborazione con il Comune di Trieste e con la Regione, per cui sarà un'edizione importante, di cui all'interno della stessa manifestazione stiamo creando una mostra dei modelli delle navi che vanno dal 1860 fino ai nostri tempi. Sarà una bella novità da inserire a Trieste Antico. Beh, riparte la città, anche questa manifestazione è una manifestazione straordinaria, per cui siamo anche nel momento del 30 ottobre, i primi giorni fino al 7 di novembre, per cui sarà un'ulteriore attrazione turistica per la nostra città e poi una cosa fatta con grande professionalità. Questa Trieste antica ha sempre pagato sotto il punto di vista delle presenze e dà naturalmente anche un grande tono alla nostra città e mi fa molto piacere. E siamo qui oggi a presentare questa nuova edizione della Trieste Antiqua, una mostra storica nel nord-est, fra l'altro una delle più qualificate in Italia, sia per longevità che per qualità degli espositori. È una mostra che segna una sorta di piccola rinascita, segna il coraggio di quelli che hanno deciso di partecipare. Perché sicuramente non era facile. Dopo 2 anni in cui siamo stati tutti fermi, siamo fra l'altro la prima mostra nel nord-est e anche nelle zone limitrofe di Austria e Slovenia che ha deciso di riaprire con un evento pubblico. E come detto, siamo assolutamente grati alla Camera di Commercio di Trieste per questo invito. La nostra associazione, che quest'anno ha l'onore di compiere i 70 anni di attività, e parteciperà a questa manifestazione con un'esposizione di modelli prodotti dai nostri soci, di proprietà dei nostri soci, assolutamente inediti, che potranno essere ammirati. Allora, siamo così molto contenti di collaborare come Teatro Rossetti, come Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia a questa manifestazione che segna una ripresa importante per l'economia del territorio, una fiera molto significativa. E quando ci è stato chiesto di collaborare abbiamo risposto immediatamente di sì, con un sì convinto. Il Teatro Rossetti proporrà dei giovani attori che leggeranno, reciteranno, interpreteranno dei brani legati al mondo dell'antiquariato e al mondo evocato dagli oggetti in mostra. E io spero che l'ottima ripresa che ha avuto il Teatro Rossetti, con grande successo di pubblico, possa essere di buon auspicio anche per una ripresa che sicuramente ci sarà e sarà impetuosa anche nel mondo delle fiere. Venite a visitare lo stand dell'AIR, perché oltre a farvi viaggiare con le nostre boccette di profumo, vi aspettiamo affinché voi possiate donare per la ricerca sul cancro. È una battaglia che si vince sia con la prevenzione che con la donazione. Insieme possiamo vincere questa battaglia. Grazie. In occasione di Trieste Antiqua, la Fondazione Aquileia, d'intesa con il Comune di Aquileia, ha allestito il percorso espositivo Aquileia Mater, la gloria di un ignoto, curato dalla storica Elena Menon e dedicato ai momenti salienti di quell'evento, con particolare attenzione ai fatti che hanno interessato Trieste ed Aquileia. Aquileia come luogo scelto per la cerimonia del Milite Ignoto, Trieste come luogo di nascita della madre Maria Bergamas e luogo in cui l'architetto Cirilli e il pittore triestino Orel hanno progettato e allestito il vagone che poi ha accompagnato la salma del Milite Ignoto nel suo viaggio da Aquileia a Roma. Nello spazio espositivo sarà inoltre possibile assistere alla proiezione integrale del film Gloria, apoteosi di un soldato ignoto, restaurato digitalmente dalla Cineteca del Friuli.